Non entro nel merito degli emendamenti proposti perché poi è tema nazionale, quindi è più giusto che ne parlino i nostri parlamentari. Di certo c'è una cosa, che sono anni, sono quasi 12 anni che esiste la direttiva Bolkestein, ma con quella politica miope che è stata fatta sempre dai governi italiani, a partire dal governo nazionale fino ad arrivare alle amministrazioni locali, con la politica della proroga, sì ma tanto non succede niente, sì ma tanto ce la spostano di 5 anni, ma non vi preoccupate, ma adesso in qualche modo facciamo, abbiamo un'offerta balneare ingessata. Abbiamo una situazione in cui il cemento la fa da padrone e anche chi vorrebbe riqualificare in maniera ecosostenibile il proprio stabilimento balneare non lo fa perché non sa se l'anno prossimo sarà ancora lì oppure no. Chi vuole vendere la propria concessione perché magari si è stancato, perché non c'è più convenienza, perché vuole andare a fare un altro lavoro perché ha vinto la lotteria, non lo può fare perché il mercato è bloccato. Nel frattempo noi rimaniamo indietro. E ad oggi la concorrenza nel settore non è più tra Romagna e Liguria o Romagna e Veneto o Romagna e Puglia, ma è con la Croazia, con la Thailandia. Il mercato è cambiato e la politica non consente ai cittadini, a coloro che hanno voglia di valorizzare la propria economia e il proprio territorio, di poterlo fare. La legge delega, perdonatemi, a me sembra una presa in giro, perché per far vedere che fanno qualcosa sono venuti qua a inizio stagione il ministro Costa insieme all'assessore regionale, assieme ai parlamentari del PD, a dire: avete visto, abbiamo fatto questa proposta. Era una paginetta dicendo: governo, per favore, fai A, B e C. E poi si è ingessato tutto. Costa si è dimesso, era venuto qua dicendo: adesso ci penso io, perché sta patata bollente nessuno se la vuole prendere, me la prendo io. Poi si è dimesso, quindi adesso sta patata bollente non si sa chi ce l'ha. Fatto sta che nel frattempo non si riesce assolutamente a fare nulla e è inutile che ce la raccontiamo, la direttiva c'è e in qualche modo va applicata.